Dopo l'ultimo video sono arrivate un sacco di nuove proposte ed è arrivato il momento per me di rispondere. Con questo video voglio rispondere a Biagio che ha chiesto: come posso armonizzare una melodia senza essere limitato da quello che leggo sullo spartito o dal semplice suonare in battere gli accordi con la sinistra? Ecco, questa è una domanda che richiederebbe ore di video, perciò ho pensato di estrapolare alcune tecniche e mostrartele dalla più facile alla più complessa. In questo video ti mostrerò i primi 10 modi e per fare gli esempi utilizzerò le prime 4 battute del bellissimo brano Il cielo in una stanza. Come prima cosa bisogna capire che ci sono tantissimi elementi che influenzano il modo in cui il brano suonato al pianoforte suonerà. Dipende dal modo in cui suoniamo la melodia, da come appunto accompagniamo con la mano sinistra, sia armonicamente che ritmicamente, dipende dalle dinamiche che utilizziamo, dal registro, dal genere del brano originale, ovviamente, perché se ha un ritmo, una velocità, uno stile, dovremmo in qualche modo rispettarlo o anche stravolgerlo se vogliamo. E anche dipende tanto dalla nostra fantasia e dai nostri ascolti pregressi. Dovremmo quindi passare in rassegna ognuno di questi elementi. Quando per esempio ascolti un musicista di alto livello che accompagna o suona armonizzando delle melodie in un modo vastissimo e tu rimani così, wow, che bello, in realtà stai ascoltando il frutto di tanto lavoro, di tanta ricerca e soprattutto qualcosa che esce fuori dopo che è stato interiorizzato. Adesso io ti mostrerò su questo brano queste tecniche, però starà a te poi esercitarti, provarli su altri brani in altri contesti e fare in modo che tu abbia assimilato bene queste tecniche. Intanto dobbiamo cominciare dal semplice, dall'essenziale, perché se le basi non ci sono è inutile andare avanti. Quindi vediamo la cosa che ognuno deve riuscire a fare e non è così scontato. Suonare la melodia con la mano destra e suonare le fondamentali degli accordi sulla mano sinistra. Molto semplice, molto efficace, molto elementare. Ricordati che una cosa così semplice può suonare molto bene se si curano altri aspetti, come la dinamica. Avrei potuto suonare così. Senti che così suona da principiante, non per chissà che cosa, ma semplicemente perché non ci si concentra sulla prima cosa essenziale, cioè cercare di trasmettere una qualche emozione. Mettiamoci ancora più sentimento e proviamo magari a cambiare registro. Non bisogna sottovalutare la semplicità e farla suonare bene. Superato il primo livello, entriamo nel secondo livello, che consiste nella cosa più ovvia, cioè suonare gli accordi in posizione fondamentale. Questo brano può essere suonato sia con le triadi che con le quadriadi. Sarebbe meglio con le quadriadi, così le sonorità sono più ampie, quindi ti consiglio comunque di studiarle ed esercitarti. Ma adesso vediamo che cosa esce fuori utilizzando in battere, per la durata di 4 quarti, gli accordi in posizione fondamentale. Anche qui non devono esserci dubbi, non possiamo sviluppare il nostro accompagnamento se le basi non sono solide. Quindi non saltare questo passaggio, perché se poi proverai a fare qualcosa di più complesso, ti ritroverai ad avere delle difficoltà che non sai da dove vengono. E allora l'insegnante comincerà a scavare, a cercare di semplificare e vedere dov'è che ti blocchi. Se la prima cosa in cui ti blocchi è suonare gli accordi in posizione fondamentale, è inutile sperare di utilizzare altre tecniche come quella che vedremo dopo. Il problema di questo sistema, il motivo per cui non piace, è perché è un po' ridondante. Intanto è brutto sentire l'accordo in posizione fondamentale per tutta la durata della battuta. Inoltre, sentire questi salti. Non è molto piacevole, non c'è un accompagnamento melodico, ma soltanto armonico e piuttosto scolastico. Inoltre, c'è un altro problema, che suonando gli accordi in posizione fondamentale, in modo obbligato come questo,
Succede che andiamo a suonare gli accordi in una parte del pianoforte, in una zona del registro, dove suonano effettivamente maluccio. Per esempio, il Sol qui suona piuttosto bene in posizione fondamentale, mentre un'ottava più bassa è un po' troppo cupo di difficile ascolto. Se poi si viene a creare un grosso spazio tra la melodia e gli accordi, ancora peggio. Per risolvere questo problema passiamo al quarto metodo, cioè l'utilizzo dei rivolti e quindi della concatenazione delle voci, chiamata in inglese anche voice leading. Questa tecnica consiste nel suonare un accordo e tenere ferme le note che sono in comune con l'accordo successivo. Non è una tecnica difficile da utilizzare. Certo, ci vuole un po' di tempo, un po' di esercizi che mostro nel corso dedicato all'accompagnamento per farlo istantaneamente, però puoi anche arrivarci ragionando. Prendiamo per esempio il primo accordo, il Do in posizione fondamentale. Dovremo poi suonare il La minore. Che note ha in comune con il Do? Il Do è il Mi, quindi sposterò soltanto il Sol verso il La. Facciamo lo stesso con l'accordo successivo. Siamo in La minore, dobbiamo suonare Re minore. Questi due accordi hanno in comune il La, quindi sposterò solo il Do e il Mi. E facciamo lo stesso con il Sol. Come vedi, la nota al canto, cioè la più alta degli accordi, ha uno spostamento per grado congiunto sulla scala e questo crea una sorta di melodia all'interno dell'accompagnamento con gli accordi. Viene fuori questo. Da, che è molto più piacevole di. Inoltre, questa cosa la possiamo fare anche partendo, per esempio, dal Do in primo rivolto. O dal Do in secondo rivolto. Come vedi, le possibilità sono molte. Possiamo anche decidere di scendere, non necessariamente salire. E quindi di utilizzare questa tecnica parzialmente, solo su alcuni accordi. Come vedi, in questo modo hai una vasta gamma di possibilità. Si tratta appunto di ricercare, di provare e trovare la soluzione che in quel momento ci piace di più o ci sembra sia migliore nel contesto. Ecco quindi il terzo metodo con la tecnica del voice leading. C'è un però nell'utilizzo di questa tecnica, che molto spesso ci ritroveremo a suonare accordi che non sono appunto in posizione fondamentale e quindi non sentiamo il basso, la nota fondamentale dell'accordo, e questo può creare un po' di confusione, a volte molto efficace, altre un po' meno. Quindi possiamo scegliere di inserire la nota al basso come nota singola e spezzare in due la battuta. Questo ci permette anche di non tenere l'accordo fisso ancora per 4 quarti consecutivi. Verrà fuori quindi questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Possiamo anche distanziare di più il basso con la mano sinistra. Come vedi, già così c'è molto più movimento e ci stiamo concentrando ancora soltanto sulla mano sinistra. La mano sinistra sta svolgendo contemporaneamente il ruolo di basso e di chitarra con gli accordi o appunto pianoforte. Quando invece suoni in una band, questo problema non sussiste perché c'è un bassista che ha il compito, diciamo, il più delle volte di evidenziare le fondamentali degli accordi e quindi tu sei libero di suonare qualsiasi voicing che abbia o meno la fondamentale. Di solito quando si sta in gruppo, soprattutto in generi come nel jazz, si omette la fondamentale, si suonano accordi privi del basso, perché appunto c'è il bassista che si preoccupa di far sentire l'andamento dell'armonia.
Di solito dividere in due una battuta a livello armonico per dargli un po' di ritmicità funziona sempre molto bene, soprattutto in brani come questo, quattro quarti, moderati, molto tranquilli, di genere pop, però a volte potrebbe non funzionare. Pensiamo per esempio a un terzinato, un valzer, diventa un po' più difficile dividere in due la battuta senza che l'accompagnamento sembri zoppicare un po'. Il lavoro più importante quando si cerca di trasporre un brano al pianoforte è quello di trovare il ritmo migliore, il ritmo giusto. La cosa che ti consiglio è di ascoltare la versione originale del brano e di attingere da quell'arrangiamento le idee che poi puoi utilizzare sul pianoforte, copiare, trasporre sul pianoforte. Facciamo un esempio. Per quanto riguarda Il cielo in una stanza, le due versioni più famose sono quella appunto di Gino Paoli e quella di Mina. Le due versioni, oltre a essere in tonalità diverse, hanno anche un arrangiamento abbastanza differente, nonostante non sia stato stravolto poi dagli arrangiatori del pezzo di Mina. Noterai, ascoltando la versione di Mina, che c'è la batteria che con il ride, un piatto, tin 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 tin, enfatizza gli ottavi del brano. Ecco, come vedi, ho preso uno strumento che non c'entra col pianoforte e ho cercato di capire che cosa sta facendo, per poi riprodurre la stessa cosa. Quindi quello che possiamo fare è enfatizzare anche noi gli ottavi. Non solo, se ascolti bene il basso, suona sul primo quarto la fondamentale e poi lo ripete sull'ultimo quarto. Ti faccio sentire la mano sinistra del quinto sistema, che ho estrapolato non con una legge teorica letta in un libro, ma con l'ascolto. Quindi enfatizzo tutti gli ottavi e mi assicuro di mettere sul primo quarto e sull'ultimo quarto in battere la fondamentale dell'accordo che sto suonando e sugli altri ottavi invece l'accordo per intero in posizione fondamentale o in un rivolto, in questo caso tutti rivolti. Vediamolo lentamente. Sull'1 in battere la fondamentale. Poi cominciamo con gli ottavi. Suoniamo poi di nuovo la fondamentale sull'ultimo quarto in battere e l'ultimo ottavo in levare l'accordo per poi passare all'accordo successivo. 1, 2, 3, 4, 1. Nel primo corso che ho fatto dedicato all'accompagnamento insisto moltissimo sull'ascolto. Questo perché l'approccio classico ci porta in un certo senso, soprattutto quando si tratta di suonare brani pop, brani jazz, brani di musica leggera, a fare troppo affidamento sullo spartito. Questo ci blocca lì. L'obiettivo non è più suonare il brano con creatività, ma suonare quello che c'è scritto in quel modo, che va anche bene, però non è il modo più ampio, più profondo di imparare a suonare. Fissarci troppo con lo spartito ci porta a perdere la connessione tra l'orecchio e le dita. Devi essere in grado di ascoltare un brano, cercare di individuare tutti gli elementi che compongono questo pezzo e cercare poi di creare qualcosa di simile sul pianoforte. Certamente se uno ascolta il piatto della batteria dice vabbè io non ho i piatti sul pianoforte, però questo non vuol dire che non possiamo magari copiare la dinamica oppure la velocità, il ritmo che utilizza il batterista, quindi ci sono tante cose che possiamo copiare. Del basso non possiamo copiare ovviamente la timbrica, possiamo però copiarne il registro e l'intensità. La cosa bella di questo approccio più improvvisativo all'accompagnamento e all'arrangiamento dei brani al pianoforte è che lascia molto spazio a quella che è l'ispirazione del pianista che sta suonando e non a quello che è stato deciso da un altro musicista, per quanto bello questo possa essere.
Capisci quindi che è molto importante la cultura musicale che uno ha, perché se prendiamo due pianisti, uno che ha ascoltato 100 brani e uno che ne ha ascoltati 1000, ed entrambi suonano il pianoforte da un anno, è facile intuire che il pianista che ha ascoltato 1000 brani avrà molta più fantasia, avrà interiorizzato molte più cose e ricorderà molti più elementi rispetto a quello che ha ascoltato poca musica. Per questo un buon esercizio può essere quello di prendersi del tempo per arricchire il proprio bagaglio culturale, ascoltare molta musica, e grazie a YouTube e Spotify abbiamo l'accesso a miliardi di brani, quindi non abbiamo scuse, ecco. Magari una buona cosa potrebbe essere quella di staccarsi un po' magari dalla radio e non ascoltare sempre le solite cose che mettono, ma cercare di andare più a fondo. C'è una cosa bellissima sia su Spotify che YouTube, che sono i video correlati e gli ascolti correlati. Se scopri un artista che ti piace, un brano che ti piace, sia YouTube che Spotify sono pronti a consigliarti qualcosa di molto simile che probabilmente ti piacerà, e ci azzeccano davvero molto spesso. Dopo aver lavorato sulla mano sinistra, vediamo che cosa possiamo fare con la mano destra, che di solito si occupa della melodia. Poi magari in un video futuro vediamo come armonizzare a mani unite. La melodia può essere suonata semplicemente come scritta, ma può essere anche variata, modificata. E anche per questo argomento ci potremmo fare un video bello lungo in cui mostrare tutti i modi infiniti, bellissimi, in cui possiamo cambiare una semplice melodia come questa. In questo video però rimaniamo sul sicuro, facciamo le cose semplici ma che funzionano praticamente sempre. Attenzione però ad una cosa fondamentale: qualsiasi nota, qualsiasi accordo, qualsiasi cosa tu aggiungerai alla mano destra, devi assicurarti che le note della melodia siano le più alte, le più a destra, le più in qua. Cerca di non mettere mai note superiori, perché rischi di confondere l'ascoltatore, di non far percepire più qual è la melodia. Tranne in alcune piccole eccezioni che dopo vedremo. Il primo metodo, molto semplice, è quello di suonare a ottave. Può sembrare una banalità, ma arricchisce molto il suono e soprattutto si può fare anche un piccolo arpeggio per renderlo un po' più dolce. Si presta molto bene a questo brano. Come vedi, è molto interessante. Se poi giochi anche con la sinistra diventa ancora più interessante. Quindi, come vedi, ci sono tanti piccoli elementi che possiamo mettere insieme. Un'altra tecnica per armonizzare la melodia molto sfruttata è quella di armonizzare per seste. Naturalmente parlo di seste inferiori, quindi seste verso il basso. Come vedi, il risultato è molto carino, molto bello. Fai attenzione, perché finché siamo in Do maggiore è facile, basta muoversi di un tasto alla volta. Quando invece ci spostiamo in altre tonalità, è facile fare errori e sbagliare la sesta e fare che cavolo di nota ho fatto. Per esempio, facciamo la sbagliata in Mi bemolle. È una sesta, ma non in tonalità di Mi bemolle. Qua sì. Un altro modo è quello di armonizzare per terze inferiori. Facciamo una prova e vediamo che cosa succede. Cosa è successo? Eccolo il colpevole. Questo fa che in tonalità di Do è la quarta, che armonicamente è una nota chiamata in inglese avoid note, una nota da evitare perché è troppo dissonante. Quindi utilizzare solo le terze inferiori può essere rischioso, quindi bisogna fare un po' di ricerca. Funziona molto bene combinare le terze con le quarte. Questo ci permette anche di creare una sorta di melodia più bassa che arricchisce la melodia principale. Ti faccio sentire con un po' di prove che cosa è venuto fuori.
vedi, ho cominciato con una quarta, terza, quarta, per evitare quel fa di prima. Quindi abbiamo da, 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 e nella voce inferiore da, da, da. Sentiamo tutta la melodia creata dalla voce inferiore. Molto bella. Facciamo finta adesso di essere arrivati alla seconda ripetizione della strofa o del ritornello e di voler creare una variazione a questa melodia. Una cosa che succede spesso, soprattutto nel pop, è che a un certo punto arrivi una seconda voce del cantante che armonizza con delle note superiori o inferiori, molte volte per terze superiori. Possiamo quindi utilizzare sempre le terze, però questa volta facciamo uno strappo alla regola, cerchiamo di non insistere troppo a livello di volume con la nota, la terza superiore, e creiamo un momento in cui c'è una doppia voce, una seconda voce armonizzata per terze in alto. Sentiamola. Io adoro queste cose. Quando ero piccolino mi divertivo sempre a provare a cantare la terza sulla voce principale. Questo è un altro caso in cui abbiamo preso magari un elemento del brano originale, un momento in cui arriva una seconda voce e armonizza il cantato e lo applichiamo al pianoforte. Come vedi, andiamo sempre a parare lì, a cercare di prendere piccoli dettagli da cose che già esistono. Adesso invece immaginiamo di essere arrivati al punto con la dinamica più alta, al massimo punto del climax, stiamo spaccando tutto, vogliamo creare una pasta sonora enorme. Che cosa possiamo fare oltre ad aumentare la dinamica? Possiamo mischiare due elementi, che è una cosa che si fa molto spesso, e quindi unire l'armonizzazione della melodia ad ottave e con le terze superiori. Quindi, se la prima nota della melodia è Do, aggiungeremo in basso un Do ottavato e poi in mezzo la terza superiore. Oh. Molto molto espressivo e ci sta molto bene. Facciamola più bassa. Come vedi, il pianoforte può suonare come una piccola orchestra, quindi sta a noi riuscire a padroneggiare i vari elementi più piccoli e metterli insieme per qualcosa di più grande. Ora abbiamo diviso praticamente il lavoro della mano sinistra e della mano destra. Proviamo a mettere insieme e vedere che cosa viene. Ecco, abbiamo 5 possibilità per la mano sinistra, 5 possibilità per la mano destra. Proviamo a unire la tecnica numero 5 con la tecnica numero 10. Ecco quello che fa un arrangiatore, cerca di mettere insieme piccole cose per cercare poi di raccontare una storia col pianoforte. Quando scarichiamo da internet delle versioni per pianoforte di brani pop, di colonne sonore, eccetera, non dovremmo limitarci soltanto a suonare a pappagallo, diciamo,
quello che leggiamo. Certo, si può fare come prima lettura, come primo esercizio, ma credo che sia molto più stimolante poi cercare di capire che cosa è successo, che cosa è stato fatto, quali tecniche sono state utilizzate e come poi riutilizzarle in altri contesti, in altri brani. E questo è il motivo per cui non mi piacciono i tutorial, non sono un amante dei tutorial e non ci credo molto. Certo, fa bene imparare dei brani, così come scritti naturalmente, si riesce comunque ad assimilare qualcosa in modo passivo, ma non è la stessa cosa che fermarsi a ragionare e a cercare di capire che cosa sta succedendo. Credo che per un pianista consapevole questo sia fondamentale e non importa se uno lo fa solo per hobby o se è un professionista. Bisogna sapere quello che si sta facendo per poterne godere appieno. Certo arriverà chi dirà, ma poi così mi si perde la magia, è proprio lì. Riuscire a padroneggiare la magia, sapere come riuscire a trasmettere qualcosa. Qualsiasi cosa che ascolti non è frutto di un'ispirazione che viene da chissà quale mondo paradisiaco, un giorno uno si sveglia e impara a suonare qualcosa. No, c'è molto studio dietro, molta ricerca. Per le cose banali come tristezza accordo minore, allegria accordo maggiore, ci arrivano tutti, ma più si studia, più si scoprono delle piccolezze, delle virgole che hanno come risultato qualcosa di inaspettato che sembra venire da chissà quale sorta di ispirazione, ma in realtà tutto può essere non razionalizzato ma organizzato, gestito. E questa è la principale differenza tra un pianista che si accontenta di fare copia e incolla e chi invece ha più lo spirito del ricercatore, che è quello che cerco di infondere con Piano Segreto. Cercare di andare a fondo nelle cose, scoprire il perché una cosa suona in un modo, il come fare in modo che quello che suoniamo noi suoni altrettanto bene e così via. Nell'organizzare le idee per questo video mi sono venuti in mente tantissimi altri modi per armonizzare una melodia. Diventava troppo lungo inserirli tutti, quindi ho pensato di cominciare con questi. Se il video ti è piaciuto e vorresti saperne di più, fammelo sapere con i commenti, metti mi piace al video e cercherò sicuramente di farne un altro con altre tecniche ancora più interessanti. Ricordati, se non l'avessi già fatto, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato e ricevere la notifica quando farò dei nuovi video. Spero che questo video ti sia stato utile. Intanto ti auguro buono studio e buona sperimentazione con queste tecniche. Ciao!